llame toda la noche. No nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Yeah. No quiero perder lo que queda. Y más, allá, a través de la gran oscuridad, hasta que me convierta en rayos. Y más, allá, a través de la gran oscuridad. Tornati in questo nuovo video e come avete visto questo sarà il vlog, cioè come probabilmente avete intuito questo sarà il vlog del 25 dicembre 2019. Io mi sono fatta la doccia, mi sono anche tagliata i capelli dallo scorso video che erano lunghi. I miei genitori mi hanno regalato un arricciacapelli, solo che non lo saprò usare e solo che me l'hanno comprato prima che io me li tagliassi. Quindi non, cioè non so se si arriccia qualcosa con questi capelli, cioè sono davvero corti, cioè qua... E poi mi hanno regalato il libro della Delphi, L'arte di avere ragione, perché io sono una di quelle persone che crede di aver ragione ma che alla fine, anche se ce l'ha, dopo va in torto. E quindi inizierò subito a leggerlo perché così avrò sempre ragione e nessuno mi potrà dire niente. Adesso sono qua in cucina perché mi devo preparare la colazione, perché tra poco dovremo partire e volevo farmi qualcosa tipo un po' porridge che è molto veloce, quindi adesso me lo faccio. E niente, vi porto con me in questa giornata. Probabilmente questo video lo vedrete quando il Natale sarà già passato da mo', tipo il 7 gennaio, lo vedrete probabilmente. Però vi dico, anche se è già passato il Natale, di godervi questa giornata, perché chi se ne frega di mangio male, mangio di più, mangio godetevi questa giornata, perché secondo me queste giornate sono delle giornate che non potranno più tornare indietro, che dovete passare con la vostra famiglia senza avere pensieri, senza avere niente. Poi la dieta si riprenderà più avanti, chi se ne frega. 2 o 3 giorni di non... 2 o 3 giorni di non seguire queste cose non potranno mai cambiare i vostri obiettivi, non potranno mai farvi retrocedere dai vostri obiettivi o da quel che avete raggiunto nei mesi che appunto sono arrivati prima. Quindi vi dico di godervela e... poi ci si pensa dopo. Quello che farò io, chi se ne frega, ritornerò carreggiata a gennaio. Noi stiamo partendo per andare giù, oddio, per andare in Toscana, perché lì ci sono i nostri parenti e... Bello! No, ci sta da Dio! Mettitelo! Infatti non ho capito perché voi me lo volevate far cambiare. No! Ci aspetterà quindi un viaggio di 2 ore e mezza e lì ci sono mia mamma e mia sorella intente a guardare un giubbotto. Fra, fatti vedere. Questa è mia sorella e quello lì è il giubbotto che le hanno regalato oggi a Natale. E quindi noi andiamo. Io mi sono messa questo coso in testa perché almeno ho qualcosa di natalizio. Poi mi sono messa questo coso e quindi niente, adesso andiamo a prepararci e ci vediamo in Toscana. Siamo arrivati a casa di mia cugina, dove adesso facciamo il pranzo di Natale con i parenti da parte di papà. E questa è casa loro. Questa era la casa di mio nonno, che loro però ci sono trasferiti dopo che mio nonno è mancato. E adesso stiamo per entrare. Camino, meno días que no hemos tocado. Y yo no quiero descansar. Allá,
che mi convierta in raio. E más, e más, aria. E attraverso la grana oscurità. Mangiato un sacco di biscotti alla cannella allo zenzero che ha fatto la figlia di mia cugina. Ne ho mangiati troppi, però erano troppo buoni. Io li levo questi. Oh, non vanno persi, dietro. 4. Questa è la madre dei draghi. Che ti porta male, Sandori. Ma quante carte hai? Vede tu. Aspetta, va visto il gioco. Fra? Cioè, stiamo per fare? Stiamo per giocare a Cluedo di Game of Thrones. Allora, Game of Thrones. Io sono Sansa. Il comandante della guardia cittadina è stato assassinato nella sua presenza. Noi siamo lei, questa qua. Io, mia mamma, siamo avviato questo piano malvagio per consolidare il proprio potere. Chi è responsabile? Cambio di programma. Sono Cersei Lannister. Non gioco più con mia mamma, ma giocherò da sola e sarò lei. Ha un po' la faccia da sedere, però si fa quel che si può. Siamo arrivati a casa di mio nonno, papà di mia mamma, e siamo pronti per il secondo round. Questa è la tavolata. Stiamo aspettando gli altri nostri cugini, l'altra nostra famiglia. Io sto tipo per esplodere perché ho mangiato un sacco di biscottini alla cannella allo zenzero che ha fatto la figlia di mia cugina. E sto tipo morendo, mi fa malissimo tutta la zona del lombare, questa zona qua, degli organi digestivi. E questo invece è l'albero di mio nonno con tutti i regali lì, e siamo, cioè io vorrei tantissimo fare anche meno di mangiare, però nonno ti suona il telefono, farei meno di mangiare, però mi sa che qualcosa mangerò comunque, anche perché pare brutto. E poi al massimo domani, dato che siamo a mangiare in un ristorante con sempre la nostra famiglia, e mangerò tipo qualcos'altro di più, un pochino più leggero, perché cioè adesso mi fa malissimo la pancia, vi giuro, però almeno mi sono divertita, mi sono avuta sto momento con la famiglia. Come avete visto, poi abbiamo giocato a Cluedo di Game of Thrones e ha vinto mio cugino piccolo. Cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Adesso stiamo andando a fare l'ultima tappa dai parenti di mio papà, che sono suoi cugini. Andiamo a salutare e ci stiamo andando a piedi perché tanto è vicino a casa di mio nonno. Almeno digeriamo un po' quel che abbiamo mangiato. Oggi abbiamo a cena, siamo stati un pochino più leggeri. Infatti, come avete visto, comunque
non era una di quelle cene natalizie molto enormi, perché il pranzo di oggi ha devastato tutti, e anche gli altri miei cugini di conseguenza erano tutti d'accordo di mangiare un pochino più leggeri, così. Adesso stiamo andando, poi torneremo a casa e faremo dei tipo giochi sociali, tipo, boh, non lo so, ci inventeremo qualcosa. Noi adesso stiamo andando a letto perché è mezzanotte e dopo che siamo andati a casa dei cugini di mio papà siamo tornati a casa e abbiamo giocato a tombola. E se a tombola a nome cose città, e adesso stiamo andando a letto, infatti ho il pigiama. E niente, vi saluto qui, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo in un prossimo video. Un bacione!